In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Ciò che Parallelo però si è 42 su dimostrato è che Artigo. noi abbiamo un libero arbitrio molto più limitato di quanto ci piacerebbe credere. Questo lo dimostrano molti esperimenti. C'è per esempio un gruppo di Lundt, questi sono psicologi cognitivi, che dimostrano che quando noi facciamo delle scelte, spesso non sappiamo perché le facciamo. E quando ci chiediamo o ci chiedono perché le facciamo, ci inventiamo delle spiegazioni a posteriori, senza però avere un'idea chiara sul motivo per cui scegliamo. Questo è il motivo per cui siamo così facilmente condizionati. E ci sono discipline come il neuromarketing, per esempio, che su questo Tuttavia, il lavorano. La libero pubblicità arbitrio. ancora esiste, secondo me, perlomeno non è stato falsificato, nei casi in cui noi riflettiamo profondamente sulle È scelte che importante facciamo. In quel caso vedere si può dire. come e perché il libero arbitrio è una nozione che ancora si giustifica, perché tra le altre cose fonda il diritto. È abbastanza inquietante la questione, anche perché, non lo so, penso a territori più No, sviluppati, è osservatori interessante meno questo sviluppati. problema del libero arbitrio. Alcuni anni fa, nel 2009, ho pubblicato con un mio collega un articolo su Science in cui in sala operatoria abbiamo stimolato diverse regioni del cervello di pazienti che erano lì per una resezione del tumore e la sola simulazione ha generato un desiderio di muoversi, differenti parti del corpo, un desiderio di Fare questo mostra che qualcosa. si possono attivare in un modo artificiale in una regione specifica delle azioni, dei desideri che in un altro contesto etichetteremo come libero arbitrio. Di fronte a che cosa siamo? Quale fenomeno sta accadendo in questo? Bisogna In dire questo che caso. ci sono tantissime persone che non possono scegliere in un modo libero, okay? Perché sono influenzate da vari contesti. E per esempio, tutti i movimenti delle folle lo dimostrano, per esempio. Poi abbiamo uno o due leader che dirigono il gruppo e effettivamente sono loro che trasformano la società, Diceva direi. Eric Fromm, già in No, questo. Essere o Avere di oltre 50 anni fa, diceva che siamo, come l'ha Sì. detto anche De Caro, siamo talmente condizionati che Posso, pensiamo di essere Antonietta, liberi. mi perdoni se, perché il tema mi stimola tantissimo. Esiste un Certo. effetto in psicologia che si chiama il bystander effect, cioè che dice che noi tendiamo in generale, quando c'è un gruppo, a comportarci come si comporta il gruppo, specie se non conosciamo gli altri. Questo capita quando c'è una persona che chiede aiuto. Ci sono degli esperimenti proprio, qualcuno, un attore che fa finta di stare male. Più è grande il gruppo di quelli che gli passano attorno e meno c'è possibilità che qualcuno aiuti. Siamo come condizionati, lì c'è un conflitto, no? Tra il desiderio di aiutare, la volontà di aiutare, e il desiderio di uniformarsi a quello che fanno gli altri. E c'è un conflitto. Infatti, se uno si trova in quelle condizioni, è bene che punti il dito verso una persona e dica tu, per favore, aiutami, perché allora lo svincoli dal gruppo. Esattamente quello che Come diceva Angela, cioè noi abbiamo neuroscienziata, l'essere costantemente. umano è più pensiero o chimica in neuroni? Qual è la sua idea di Rousseau? Pensiero, chimica, beh, le due Se si vanno abbassa insieme. il Il livello di livello. serotonina, per esempio, che è, diciamo, il versante biochimico, okay? Non si hanno più emozioni, non c'è più la voglia di vivere, la voglia di stare con gli altri. Se si abbassa il livello di dopamina, non ha più la voglia di avere delle cose, accumulare soldi, non c'è più niente, non c'è più gusto a tutto questo. Se non c'è più ossitocina, non ci si attacca, non si vuole stare con gli altri, vogliamo stare isolati, eccetera. Quindi, senza la neurotrasmissione è quello che determina il nostro comportamento. Non significa che con la generazione del nostro pensiero, della nostra attività cognitiva, non possiamo a sua volta influenzare la neurotrasmissione. E Domanda diciamo, provocatoria, esistono le multinazionali? E qual è per lei un quesito urgente che la società naturalmente non la domanda risponde? è multinazionale, detta così sembra uno scherzo. In verità, si discute seriamente non solo in filosofia, ma anche nelle scienze sociali, cioè o persino nel diritto. Perché chiedere se esistono o non esistono le multinazionali, per esempio, vuol dire se si può fare causa a una multinazionale in quanto tale oppure soltanto al suo CEO. Perché sono personalità giuridiche che portano responsabilità per ciò che accade in quanto tali o solo i loro
Incontemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.